Ieri sera e questo pomeriggio è venuto a parlarmi il ministro Salvini, il quale mi ha anticipato l'intenzione della Lega di interrompere questa esperienza di governo e la volontà di andare a votare per capitalizzare il consenso di cui il partito attualmente gode. Al ministro Salvini ho anche esposto i molteplici progetti di riforma, le varie iniziative di governo in corso di realizzazione che inevitabilmente verranno interrotte. Ho già chiarito nel corso dei colloqui al ministro Salvini che farò in modo che questa crisi da lui innescata sia la crisi più trasparente della storia della vita repubblicana. Questo passaggio istituzionale dovrà svolgersi davanti ai parlamentari, come ho subito sempre chiesto. I parlamentari sono i rappresentanti della nazione e quindi di tutti i cittadini. Avevo promesso che la trasparenza e il cambiamento sarebbero state le cifre caratteristiche, i tratti distintivi di questo governo e vigilerò affinché questi valori siano rispettati sino all'ultimo giorno. Leggo nella nota pubblicata dal ministro Salvini l'invito ai parlamentari a non perdere tempo adducendo pretesti vari, ma a tornare a riunirsi quanto prima. Non spetta evidentemente al ministro dell'Interno convocare le Camere, non spetta al ministro dell'Interno decidere i tempi di una crisi politica nella quale intervengono ben altri attori istituzionali. Al ministro dell'Interno spetterà invece, nella sua veste di senatore, di leader della Lega, spiegare al Paese e giustificare agli elettori che hanno creduto nella prospettiva del cambiamento le ragioni che lo inducono a interrompere anticipatamente e bruscamente l'azione del governo. Confido che questo passaggio parlamentare contribuirà a fare piena chiarezza sulle scelte qui compiute e sulle responsabilità che ne derivano. Non permetterò più che si alimenti la narrativa di un governo che non opera, di un governo dei no. Questo governo in realtà ha sempre parlato poco e lavorato molto. Questo governo non era in spiaggia, era ogni giorno nelle sedi istituzionali a lavorare dalla mattina alla sera nel rispetto degli italiani. Noi andiamo per la nostra strada e questo penso che i campani l'abbiano percepito, facendoci diventare la prima forza del centrodestra, il secondo partito in Campania. Il ministro Salvini viene il 15, innanzitutto per il settimo comitato di ordine e sicurezza consecutivo ogni mese, cosa che credo che nessun ministro degli interni abbia fatto almeno negli ultimi 20 anni. E poi per sentire la gente, perché la forza della Lega è quella di avere la perfetta consapevolezza che il primo compito della politica sia quello di ascoltare le persone per poi proposte realizzabili, concrete e condivise. Ma noi ragioniamo di programmi, per carità, sono degli amici, quindi ma ragioniamo sui programmi, dobbiamo partire su quello che si vuole fare per poi andare a ragionare alla fine solo dei nomi, ma solo alla fine bisogna creare prima di tutto un percorso serio e in discontinuità con la mala politica che tanto male ha fatto ai nostri territori. Tante regioni hanno chiesto di poter avere la propria autonomia, credo che ognuno possa contrattare sulle proprie deleghe, c'è un testo che verrà proposto spero quanto prima e ogni regione potrà essere in grado di contrattare le proprie deleghe. Io credo che ci siano delle perle, delle città che veramente sono preziose, dei paesi bellissimi in questo territorio e immagino in tanti altri che vorrò visitare e che valga la pena di incentivarli con il turismo, con la pubblicità positiva di questi luoghi che
chiunque può andare a visitare, anche le persone che hanno dei limiti e delle disabilità, che sono una fetta importante della nostra popolazione. Se potessi scegliere, io quegli 80 euro li investirei ovviamente per dare delle risposte alle persone più fragili, ai disabili, per alzare l'assegno di invalidità e per migliorare quello che può arrivare nelle tasche delle famiglie, come per esempio un assegno unico che riordini tutti i pezzi frammentati di bonus, agevolazioni che si ricevono ma talvolta non possono essere sfruttate appieno. Quindi chiaro che quegli 80 euro che praticamente cubano circa 10 miliardi mi pare, o qualcosa di più addirittura, potrebbero essere utili dal mio punto di vista e da quello che ho detto anche al ministro Tria per le persone più fragili. Io spero e continuo a credere che ci possa essere la possibilità di investirli in questo modo. Stiamo governando con una parte politica che non è assolutamente affine in tutto e per tutto con quelle che sono le politiche nostre della Lega. Abbiamo avuto dei temi discordanti, abbiamo avuto dei punti in comune, sono state fatte tante cose, abbiamo fatto il decreto sicurezza 1, 2, la legittima difesa e legge, abbiamo bloccato gli sbarchi, c'è stata quota 100, ci sono ancora tante cose da fare e ci impegneremo per farle, naturalmente se l'altra parte del governo vorrà e se la situazione lo consentirà. Noi siamo qua per lavorare, io di solito lavoro come se avessi davanti una vita, poi ovviamente sono al servizio di questo governo e della Lega. Una due giorni intensa, quella del ministro per la famiglia e la disabilità Alessandra Locatelli in Campania. Dopo la visita a Monteverde, il ministro è arrivato a Napoli, dove tra i vari impegni ha preso parte a un convegno proprio in merito alle sue deleghe. Una occasione anche per parlare di autonomia differenziata, in un percorso che possa consentire a tutte le regioni italiane una equa soluzione per offrire i servizi migliori ai cittadini. Gli ha esploso 4 colpi di pistola ferendola alle gambe. E questo un altro episodio che si aggiunge al capitolo dell'omicidio di Ciro D'Onofrio avvenuto il 30 luglio del 2017 nel quartiere Pastena, a pochi passi dal chiosco di Viale Kennedy a Salerno, all'esame delle indagini della squadra mobile della questura di Salerno. Intorno alle 21.30 nei pressi di un bar nella curva di via Alfredo Capone, mentre Vincenzo Ventura, ventenne, nipote di Ciro D'Onofrio, si intratteneva dinanzi alla caffetteria. 4 colpi di pistola sparati con precisione alle gambe. Immediato il trasferimento in ospedale a Ruggi, dove il giovane è tuttora ricoverato ma non in pericolo di vita. Sembrerebbe un'ulteriore risposta ai fatti che si sono già verificati nei giorni scorsi. Vincenzo Ventura, insieme a Carmine, figlio del defunto Ciro D'Onofrio, proprio nei giorni scorsi erano stati fermati e poi rilasciati con l'accusa di aver sparato contro l'auto di Gaetano Siniscalchi, il padre di Eugenio e Gennaro, accusati entrambi dell'omicidio di Ciro D'Onofrio. I due ragazzi, dopo essere stati trasferiti presso la casa circondariale di Forni, erano stati rilasciati dal GIP di Salerno Piero Indinimeo per assenza di gravi indizi di colpevolezza e nessun riscontro oggettivo. Proprio alla vigilia del secondo anniversario dall'omicidio di D'Onofrio, le indagini della Procura di Salerno avevano portato all'arresto di Eugenio Siniscalchi, 28enne, già in carcere per traffico di sostanze stupefacenti, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare per omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione. L'uomo risponde in concorso con il fratello Gennaro, minore all'epoca dei fatti e per i quali procederà l'autorità giudiziaria competente. Secondo la ricostruzione dei fatti, D'Onofrio, 36enne, quella sera del 30 luglio di 2 anni fa aveva appuntamento in prossimità del chioschetto di Pastene di Viale Kennedy con i killer. Una telefonata 3 minuti prima dell'omicidio avrebbe confermato il coinvolgimento di Eugenio Siniscalchi, ma anche presumibilmente del fratello minore. 3 colpi di pistola al cuore e al polmone che non hanno dato scampo a D'Onofrio. Tra D'Onofrio e Siniscalchi, sempre secondo le indagini della polizia, vengono rilevati rapporti legati al mondo dello spaccio di droga, ma anche dissapori e tensioni personali. Probabilmente al centro delle ultime discussioni un debito cospicuo di denaro che D'Onofrio avrebbe dovuto onorare a Siniscalchi. Pochi mesi prima dell'uccisione erano stati esplosi dei colpi di pistola anche verso l'abitazione di D'Onofrio. Il giorno dopo l'arresto, lo scorso 30 luglio, di Siniscalchi, si sarebbe registrata già una presunta vendetta contro la famiglia di San Mango Piemonte, con alcuni spari esplosi contro l'auto del padre di Eugenio Siniscalchi, Gaetano, e la madre e la compagna del 28enne, rinchiuso nel carcere di Forni, mentre percorrevano la strada che da Matierno conduce a Fratte. Un ulteriore tassello che porta gli inquirenti ad ipotizzare che l'omicidio D'Onofrio, seppur abbia portato in carcere i responsabili, non è ancora un fascicolo chiuso. Sono giorni di grande fermento questi per San Potito Sannitico, il paese ai piedi del Matese che si pone sempre più come laboratorio a cielo aperto di arte, ricerca ed innovazione.
Infatti il paese, grazie alla già consolidata collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'associazione Ruderi, è sede di un'importante summer school organizzata dall'Università degli Studi di Milano Bicocca dal titolo DAF, Design, Art, Food and Fashion. Si tratta di un programma interdisciplinare su approcci innovativi che integrano la creatività con i principi di sostenibilità, con l'obiettivo di combinare la conservazione del capitale culturale e naturale delle comunità con la competitività economica dei territori nel mercato globale. Il programma si compone di lezioni frontali, esperienze pratiche ed escursioni sul campo coordinate da Valentina Anzoise e vede la straordinaria partecipazione degli studenti di architettura, design, pianificazione di ingegneria dell'Università di Chongqing in Cina che stanno affrontando temi di grande attualità. Governare lo sviluppo locale nelle aree periurbane e rurali, il turismo rurale, multifunzionalità in agricoltura, design rurale e potenziale di bioeconomia per catene del valore innovative e sostenibili. Verso una ruralità critica, paesaggio come archivio, capitale naturale e patrimonio culturale come catalizzatori della rigenerazione territoriale, processi di rigenerazione artistica e guidata dalla comunità. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Imperatore, attraverso le parole del delegato alla cultura Francesco Biondi, esprime il proprio orgoglio nell'ospitare questa iniziativa. Anche questa volta San Potito si fa promotore di un processo di internazionalizzazione che deve coinvolgere tutto il Matese. Eventi del genere dimostrano come il nostro territorio possa essere grande attrattore di idee, capitali e persone, conclude il delegato alla cultura Francesco Biondi. Due nuovi progetti per l'associazione Autismo Fuori dal Silenzio, la Fattoria Sociale e gli Orti Sociali saranno gli obiettivi per il nuovo anno. Grazie al sostegno di tutti e all'impegno dei volontari dell'associazione, i bambini autistici potranno vedere garantito un futuro migliore. I genitori potrebbero così vedere concretizzati i principi immaginati dalla legge del Dopo di Noi, avviato anche il nuovo tesseramento. Questa forma di progetto serve a far sì che loro possano vivere un loro ambiente, avere delle mansioni e riuscire a riconoscere tutto ciò che gli viene insegnato da piccola fino all'età adulta, per cui avere una dimora fissa per loro dove possono gestire le loro esigenze in un modo importante ed avere anche un impegno personale, avere un'attività, una funzione da poter svolgere in questa fattoria sociale. Una fattoria sociale che nel suo insieme comprende anche delle attività che fanno sì che la stessa possa portare delle risorse all'interno del circuito di attività. Bisogna innanzitutto trovare il terreno, poi iniziare a realizzare una struttura all'interno che sia una struttura studiata, progettata proprio per le finalità dei nostri ragazzi adulti. Gli orti sociali non sono altro che l'assegnazione da parte di un ente, che in questo caso è il comune, a cui abbiamo già inoltrato noi domanda per avere un appezzamento di terra che ci servirà proprio per aiutare questi bambini ad imparare. Quindi orti sociali per quanto riguarda l'integrazione e l'inclusione. Aiuto da parte, non so, di anziani, quindi interazione degli anziani con i nostri bambini, il tutto sempre comunque supervisionato da esperti del campo, quindi analisti del comportamento e tutor, sempre secondo tutte le regole dell'analisi del comportamento applicata. Orti sensoriali, i bambini possono toccare, sperimentare. Tutto questo va inserito nel progetto ancora più grande nostro, che è quello della fattoria sociale. Nella fattoria sociale poi ci sarà anche una parte ludica, cioè abbiamo intenzione di mettere a disposizione quello che è un parco giochi per i bambini. Prima di tutto sono molto contento di essere di nuovo qua, era il mio desiderio, diciamo, ritornare a Avellino, quindi purtroppo è stata lunga perché sappiamo tutti i problemi che ci sono stati, però alla fine sono contento di essere tornato. Su quella frase lì, dai, vedendo come stavano le cose, che il mercato era bloccato, che non si riusciva a fare
a fare lo staff, a fare i giocatori, quindi è stata una frase che ho detto perché sicuramente la società è un po' in difficoltà perché ci sono dei problemi, ma io penso che i giocatori arriveranno, poi sicuramente faremo un bel gruppo. Io da parte mia cercherò di dare il mio contributo sia sul campo che sull'aspetto umano, quindi sono fiducioso di che faremo un buon gruppo. Io ci ho parlato con il direttore, non mi ricordo, sabato, venerdì, lui mi ha parlato benissimo, io ho cercato di dirgli quello che pensavo, quello che erano i miei pensieri, poi ho parlato col presidente, dopo un giorno mi sembra e subito abbiamo fatto. Come ho detto prima, ci sono problemi, ci sono diverse situazioni che la società purtroppo è un po' bloccata, però io ho cercato di dare una mano perché sinceramente noi l'anno scorso siamo stati benissimo, quindi se sono qua è perché ci credo ancora che la società possa risolvere tutta questa situazione. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento elaborato da ilmeteo.it. Previsioni per sabato 10 agosto. L'alta pressione africana torna ad espandersi sempre più su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile, soleggiato e via via più caldo anche al nord. Ma ecco il dettaglio realizzato come sempre da ilmeteo.it. Sulle regioni settentrionali avremo condizioni di bel tempo ovunque, una maggiore nuvolosità alternata ad ampie schiarite potrà interessare la Liguria, il Piemonte occidentale e il Friuli Venezia Giulia. Spostiamoci ora sulle regioni centrali, qui il sole dominerà incontrastato grazie alla presenza dell'anticiclone. Sulla Sardegna ampio soleggiamento e temperature molto calde. Raggiungiamo infine le regioni meridionali. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo stabile e soleggiato. Una maggiore presenza di nubi, tuttavia senza fenomeni associati, potrà interessare la costa tirrenica calabrese. I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali. Vediamo le temperature di notte. I valori toccheranno punte minime di 15 gradi e non supereranno i 25 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 37 gradi al nord, 36 al centro e punte di 38 gradi al sud.